questo momento ha bisogno di un governo, ha bisogno di una risposta subito. Noi vogliamo andare avanti senza compromessi e concentrati sullo scopo che vogliamo raggiungere. Siamo nel primo girone dell'inferno ora, perché noi non abbiamo nessuna prospettiva. Continuiamo a non dare la fiducia ad alcun tipo di governo. Se gli altri partiti sono così preoccupati di questa ingovernabilità, benissimo, che appoggino un governo Movimento 5 Stelle. Se si va all'elezione perché lui impedisce un governo, io a questa volta non lo voto. Io sono emozionatissima, questa mattina mi sono alzata prestissimo pensando, oddio, oggi cosa mi succede. L'aula è emozionante, è indubbiamente emozionante. Diciamo che dopo tanto stress, tante preoccupazioni, tante cose, sto un pochino meglio, sì. Ma come mai hai tirato fuori la bicicletta? Ma io dal 2001, andate a vedere, io sono sempre venuta in bicicletta, non sono venuta in bicicletta quando stavo al governo. Ma che intervisti me, che intervista io? Sì, che fai, intervisti a me. Sono qua perché oggi entrano in Parlamento i nostri dipendenti e quindi li volevo salutare e controllare di persona. Secondo me vogliono cambiare il paese e siccome lo vogliamo fare anche noi possiamo metterci insieme, uniamo le forze e facciamolo. Una sorta di governo tecnico temporaneo con uno scopo, diciamo, che sia in qualche modo sostenuto da tutti senza che nessuno dica che è sostenuto, capito? Non è una questione di poltrone, di fiducia, di schede bianche, è una cosa molto più ampia e tanti lo stanno sottovalutando, soprattutto i partiti che sono ancora legati a queste vecchie logiche di spartizione di potere, poca trasparenza. Vediamo poi quando dovranno votare. Vediamo poi quando voteranno. Quando li mandiamo a casa. Difficile. Eppure presto se ne hanno da andare. Ha capito? Nel caso di nuove elezioni molto probabilmente io sono quasi sicuro che gli italiani diciamo ci daranno ancora più fiducia di quello che non ci hanno dato finora. Di Presidente della Repubblica quale sarebbe la vostra preferenza? Quella sarà una preferenza e verrà data online, per quanto riguarda l'esponente verrà proposto al Movimento 5 Stelle. Il Parlamento a votarlo, non si può fare online? Noi non è. Se però prima qualcuno mi indica qualcuno, io poi porterò in Parlamento, quello è da portavoce, come si è sempre detto, si farà. Non è che perché adesso noi grillini, noi... Oddio, come votano i grillini? Ci dormiamo la notte. Guardate, siete in diretta. Siamo in diretta su? Sulla cosa. Chi puoi mettere in onda i propri servizi, le proprie riprese sulla cosa? Chiunque. Ma chiunque anche se non è movimentista, non è del Movimento 5 Stelle? Basta pro causa. Che vuol dire pro causa? Ha le stesse idee palesi in comune. È curiosa del Movimento 5 Stelle? Sì, curiosa, ma non... Ha votato? No, assolutamente. Però è curiosa, perché? E certo, perché noi non riusciamo a conoscere queste persone in nessun posto. Com'è possibile? Su internet. Ma su internet, ma perché? Perché non devono farsi conoscere come tutti gli altri? Se voi avete vinto, siete il primo partito d'Italia, andate a governare, vediamo quello che sapete fare, quello che ci darete. Mi divertirò io con i grillini, a prendere le calci in culo.